Ciao, sono Francesca Mazzolè, sono la regista di questo progetto, vengo dal cinema e ho fatto un film narrativo, un film documentario e quindi sono passata un po' da una lingua all'altra e da un linguaggio all'altro e questo qua appunto è il mio primo film breve, la mia prima esperienza sul film breve. Il set al femminile è diverso, sì, c'è un'energia, è qualcosa anche difficile da spiegare. A livello energetico arriva un qualcosa di molto potente, c'è anche un tipo di sintonia per cui anche parlando di meno, dicendosi meno cose, improvvisamente ci si capisce in maniera più veloce. Poi ovviamente lavorando anche con molte attrici donne c'è una volontà di rappresentare veramente, mettendo ognuno del proprio, l'idea di bellezza femminile. La bellezza ha un rapporto molto particolare, contraddittorio, complesso, perché penso che ognuno abbia un proprio ideale di bellezza ed è importante, secondo me, preservare queste diversità, quindi non ricercare un canone assoluto di bellezza che sia uguale per tutti. Io ne ho uno mio molto particolare e per me è importante rispettare anche quello degli altri, quindi penso che una delle cose più belle sia trovare la bellezza in tantissime sfaccettature diverse. Con gli specchi ho un rapporto molto simile a quello che stiamo raccontando nel nostro spot, perché non me li filo tanto in realtà e quindi questo fatto di che ci sono ma non me ne curo è più o meno la mia costante, sono sempre indaffarata a fare le mie cose e so che quando mi guardo allo specchio magari iniziano a venire più pensieri, più riflessioni, come sono, come non sono, quindi in realtà preferisco preoccuparmi il meno possibile, sono ossessionata. La scelta delle attrici è una delle fasi in cui tengo di più, il casting è il momento in cui il lavoro prende corpo, quindi abbiamo visto tantissime donne, c'è stata veramente una selezione molto lunga e ho cercato in ogni donna non tanto un criterio estetico quanto una sensazione che mi arrivasse, che era veramente quello di un'empatia, una simpatia. Queste donne dovevano rompere la quarta parete in questo racconto e quindi guardare lo spettatore, e in questi sguardi ho cercato sempre una sensazione che è quello di vicinanza con l'attrice. Quando sentivo che mi parlava e la sentivo vicino a me e mi donava calore, simpatia, energia, allora era l'attrice giusta. Questo è stato un po' il criterio.